amici, trovate di voi sulla pista attuale e questa mattina siamo qui in via Renaccia perché abbiamo avuto un'altra segnalazione da varie persone. Questa mattina questa rotonda, che più che una rotonda mi sembra un'isola di raccolta differenziata tra bottiglie e lattine. Seguitemi, seguitemi. Come potete notare, qui possiamo trovare di tutto. Ci sono bottiglie, ci sono le piante, cartelloni pubblicitari di politica. E ci abbiamo lattine, detersivo. Quello che avete visto, che era una semplice rotonda all'interno, una vera discarica abusiva. Ma questo non è l'unico problema che c'è poi da Renaccia. Se mi seguite e vedete con me le immagini, potete notare che le discariche qui ci sono a tutta forza. Guardate qui. Ancora appositi di immondizia qui terra. Qui invece ieri sera, come ho potuto vedere, c'è stato proprio un falò. Pensate dei bambini che vengono a giocare qui in mezzo e si gaffano con un pezzo di legno bruciato o con un chiodo arrugginito. Se voi aveste dei figli, li fareste giocare qui in mezzo? A 10 metri dalla discarica abusiva, possiamo, per gli amanti dei pompieri, per chi sogna di fare il pompiere, per toccare un idrante, qui da 3 anni c'è un idrante a terra. È lo Stato, noi paghiamo le tasse per queste strutture e qui si buttano come niente fosse. Un bambino viene qua, gioca, può giocare con l'idrante, può aprire l'acqua. Dietro di me, come devo dare, c'è una struttura che ormai è disabitata da anni e c'è gente, ci sono associazioni che cercano delle strutture e lo Stato non ce le vuole dare. E qui c'è una struttura abbandonata. Seguitemi, seguitemi. E qui ancora un altro accumulo di immondizia. Ma gli spazzini cosa fanno la sera? Si prendono il caffè, giocano a carte? E poi qui ci sono tutti questi accumuli di immondizia? Domandiamo a chi di questo mestiere ne campa. Amici di TV, questa mattina siamo con Giuseppe, che fa parte di Base Condor, Protezione Civile Ambientale. Giuseppe, allora, noi stamattina siamo di qua, abbiamo avuto tantissime segnalazioni dei residenti di questa zona, abbiamo dato il degrado, abbiamo dato una discarica a cielo aperto, una rotonda che è più che una rotonda, mi sembra un isolotto della differenziata. Abbiamo trovato accumuli di notizia sparsi per tutta via Renaccia. Abbiamo trovato del legno bruciato, un palò, una piazza, in un parcheggio abusivo. Cosa ne pensi di questa situazione, Giuseppe? Che pensiamo? Purtroppo sono cose che vediamo tutti i giorni, cose che andiamo a scoprire tutti i giorni. Il senso rotatorio qui alle nostre spalle, come ha detto prima, è una discarica abusiva a cielo aperto. Non so se è un nuovo codice della strada usare il senso rotatorio come discarica, ma non è l'unico problema, come abbiamo già detto. C'è proprio la sporcizia e il degrado che oramai ci sta invadendo. Io non so se questo è un paese civile o un paese del quarto mondo. È una vergogna, è proprio una vergogna. Giuseppe, senti, la domanda che ti devo fare, gli spazzini, il comune, ma nessuno provvede a queste situazioni? Ma questa domanda è una domanda da milioni di euro, non te lo so dire che fanno, se vedono quello che c'è, che non c'è, non si sa. Se vogliamo risolvere questo problema, da chi ce lo dobbiamo rivolgere? Ma noi siamo la Protezione Civile, quello che nelle nostre possibilità facciamo, ma sono le istituzioni che si devono impegnare a ripulire la zona, ma anche i cittadini devono essere civili. Grazie Giuseppe. La cosa che vi voglio far notare è che qui ci sono anche i bidoni della raccolta differenziata, ma logicamente sono vuoti. Potete notare perché sono vuoti? È perché tutta l'immondizia della raccolta differenziata è stata buttata nella rotonda. Ma la cosa che voglio far notare anche, le luci accese di giorno, sono le 10:30 di mattina, le luci accese, e no, lo Stato che se ne frega, chi le paga le bollette? E io pago! Le tasse chi le paga? Noi, e loro accendono le luci di mattina. In questo manicomio succedono cose da pazzi. Come dice Totò, e io pago.